che dovrebbe esserci in una determinata... A chi dice che Seri ha affossato in Santa Croce, io rispondo che è l'esatto contrario. Se c'è uno che nella storia di questa città ha veramente difeso il Santa Croce, questo sono io, con atti alla mano. Rivendica la difesa dell'ospedale Santa Croce il sindaco di Fanuscente Massimo Seri, candidato per la coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio. Durante un incontro che si è tenuto lunedì pomeriggio all'ex chiesa San Leonardo in via Cavour, Seri ha voluto mettere i puntini sulle i. Con Massimo Seri, sindaco, con il protocollo che tutti hanno contestato, le opposizioni, senza dire veramente di quello che si parla, sancisce che anche se nascerà un nuovo ospedale, il Santa Croce rimarrà un ospedale a Fano e aperto. Quando noi giochiamo a fare i fenomeni a livello locale, significa non voler affrontare le questioni, voler solo giocare demagogicamente, in modo strumentale, per prendere due voti di più sulla pelle di chi lavora dentro le strutture e di chi deve avere i servizi. Certe volte poi certe dichiarazioni sono un vero e proprio atto di terrorismo. Un po' di onestà e di giustizia e di verità va sempre detta. Chi si candida a sindaco e parla male della città, ha proseguito, non merita rispetto e, vista la concorrenza che c'è, sono la persona più giusta da scegliere per i prossimi 5 anni. Seri poi ha ricordato gli investimenti fatti sul nosocomio fanese. Dal 2016 al 2018, ha precisato, la cifra è di circa 14.400.000 euro, registrando un più 331%. A schierarsi con lui lunedì sono stati anche i primari, i medici e gli infermieri del Santa Croce, che hanno riportato la loro testimonianza, assicurando l'alta qualità dei servizi offerti e snocciolando alcuni dati rilevanti, come quelli delle visite ambulatoriali, ben 15.800 solo nello scorso anno, oppure gli interventi di oculistica, che salgono a 5.000 sempre nel 2018. Tutti i servizi, tutte le unità operative che fanno parte del nostro ospedale sono assolutamente di primo livello, ma non perché lo diciamo noi, ci viene riconosciuto da altri. Il flusso si è realmente invertito, nel senso che cominciamo a vedere persone che da altre aree, da altre regioni accedono ai nostri servizi, credo, immagino, per la qualità che possiamo offrire.